Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, buonasera a chi segue la pagina della Libreria Esoterica. Siamo tornati in diretta un'altra volta per una nuova intervista. Ormai ci vediamo virtualmente due volte a settimana. Abbiamo una grande notizia questa volta perché vogliamo dirvi che la libreria è aperta da ieri, sono ormai 2 giorni. E 2 giorni in cui ci avete dimostrato tanto affetto, siete venuti in tanti e le cose stanno funzionando anche in questa nuova modalità. Gli eventi però, ancora per gli eventi dobbiamo aspettare, ma come vi dicevo la scorsa settimana è aperta la sezione di eventi online, quindi ognuno di voi li potrà vedere direttamente da casa propria, digitando libreriaesoterica.podia.com. In realtà avevamo già annunciato l'intervista e l'ospite di questa settimana. Devo dire che io l'ho fatto anche con una particolare emozione, perché avevo io stessa fatto un video che anticipava un po' l'argomento nelle scorse settimane. Si trattava di un video di consigli di lettura e di una sorta di invito a cogliere questo momento di quarantena e di isolamento come un periodo di prova per un'alimentazione più sana. Ecco perché, infatti, quindi dato questo argomento, avevo consigliato i libri del nostro ospite di questa sera. Lui è Franco Berrino, che è un medico epidemiologo ed è stato direttore del Dipartimento di Medicina Preventiva e Predittiva dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. E non solo tramite i suoi libri, che sono tanti, ma anche con la sua intensa opera divulgativa, si è impegnato a diffondere in temi legati alla consapevolezza. Lo ha fatto anche tramite un'associazione che si chiama La Grande Via, che diffonde i temi legati alle tre vie del benessere e della consapevolezza, che sono l'alimentazione, la meditazione e il movimento. E lui è qua con noi. Adesso sdoppio il nostro schermo perché vedo che siete già arrivati in parecchi. Quindi possiamo salutarlo. Buonasera Franco. Buonasera, buonasera a tutti. Innanzitutto benvenuto, benvenuto anche da parte di tutte le persone che ci stanno ascoltando. E la prima domanda che vorrei farle, in realtà potrebbe sembrare una domanda un po' banale, ma in realtà dato il momento in cui ci troviamo, in cui non è così solito trovarci a fare questa domanda, dal momento che le persone che vediamo sono un po' poche, le chiedo come sta e come sta trascorrendo questo periodo. Sto benissimo in realtà e sono stato molto bene personalmente in questo periodo perché a Milano si stava benissimo, l'aria era pulita, la città era silenziosa. Adesso mi sono un po' accaldato perché sono appena uscito per fare la spesa e ho già visto che ci sono tante macchine in giro e temo che l'aria tornerà come prima e scomparirà questo meraviglioso silenzio che ci ha accompagnato. E ne sto parlando bene, ma con tutto il rispetto per chi ha sofferto di questo periodo, vi assicuro che è stata una cosa terribile il fatto che le persone anziane, molte persone anziane, siano morte da sole senza poter avere la mano dello sposo, della sposa, dei figli con loro. Credo che sia l'aspetto più terribile di questo periodo. Sì, assolutamente. Anch'io posso dire che personalmente sto bene perché ho passato bene questi 2 mesi vicini alla mia famiglia, come un tempo quasi che ci fosse stato regalato. Però sono consapevole ovviamente che questa situazione di emergenza ha creato delle disparità enormi. Come in tutte le situazioni di emergenza, immagino squilibri e disparità vengono evidenziate. Però un po' il sentimento che accomuna tutti, anche in queste differenze, anche in queste disparità, è la paura.
perché noi stiamo continuando a fare eventi per tenerci un po' vicini alla nostra community e vedo tanta paura in quello che chiedono le persone, nei loro commenti. E a questo proposito ho la fortuna di poter attingere ad una libreria molto nutrita e ho trovato un libro di Thich Nhat Hanh che lei sicuramente conoscerà e da qui ho trovato questo spunto che leggo. E Thich Nhat Hanh dice: se impari a non avere paura dei tuoi nodi di sofferenza, puoi anche imparare ad abbracciarli con l'energia della consapevolezza e trasformarli. Ma io mi chiedevo, ma come si fa però a conoscere questi nodi? Perché lui dice, si impari a conoscere. E come si fa a non soccombere a questa emozione che effettivamente in questo periodo pare un po' così, avere la meglio su tutti noi? Sì, molte persone hanno paura, anche perché comunque i media hanno dato dei messaggi di paura, continuavano a dare quotidianamente dei numeri di morti e non si sapeva bene che cosa vogliono dire questi numeri di morti, perché non c'era un denominatore, no? Per cui sempre ci sono i morti, naturalmente. Ed è il numero di morti, il numero di contagiati. È stata veramente una comunicazione ambigua e ignorante, io direi. Poi sai, la paura, chi ha paura della morte? Ha paura della morte chi non ha vissuto la sua vita, chi non è, non è stato consapevole di vivere. È proprio quello che la nostra società, la nostra organizzazione sociale ci distrae talmente dal senso della nostra vita, ci distrae con la televisione, la radio, le immagini, il nostro mondo è pieno di immagini distraenti e allora ci dimentichiamo che siamo vivi, ci dimentichiamo che esistiamo E allora, siccome non abbiamo compiuto la nostra vita, abbiamo paura di morire. Chi è consapevole della propria vita, chi riesce ad essere consapevole in ogni istante, che sta vivendo, che sta respirando, che ha un cuore che batte, che ha sentimenti amorevoli per tutto quello che incontra, che non si accorge della bellezza che lo circonda, della bellezza che ha dentro di sé, ha poi paura di morire. Non c'è nessuna speciale ragione che la morte debba fare paura. La morte può essere vista anche come un meraviglioso compimento di una vita vissuta bene. Per cui chiediamoci, cosa vuol dire che abbiamo paura? Forse anche non conoscere quello che sarà il futuro, non so, mi immagino che questa consapevolezza ce la possono avere magari delle persone più mature, eppure magari tra i giovani questo non conoscere che cosa ci attende, o comunque magari la cornice di questo futuro che ci attende. Anche i giovani hanno avuto paura, questa è la tua sensazione, sì? Anche voi giovani avete paura? Ma sì, io ho dei bambini e non conoscere così il mondo come sarà mi ha messo un po' di paura. Ma sai, non che quello di prima mi piacesse particolarmente, devo dire anche questo. Sai, e questo è una pandemia che uccide i vecchi, malconci oltretutto, i vecchi sani, uccide i vecchi che hanno
che sono obese, che hanno diabete, che hanno mal di cuore, che hanno i dismetabolismi, che hanno la sindrome metabolica, che hanno malattie. Poi uccide anche qualcun altro, però la maggior parte delle persone che uccide sono persone molto anziane e molto malmesse fisicamente. Per cui proviamo a chiederci come ci prepareremo per la prossima pandemia, che ce ne saranno altre. E allora la cosa migliore è prepararci per diventare vecchi senza essere malmessi. Diventare vecchi senza... Sicuramente avremmo... Ho preparato delle domande per prepararsi a diventare vecchi senza essere malmessi. durante questa pandemia, durante questa reclusione, in realtà, oltre alla paura, una cosa che mi è mancata particolarmente è la natura. Perché è come se ci avessero un po' sottratto la natura. L'Italia, a differenza degli altri paesi, ha proprio collegato il suo slogan "io resto a casa" quasi come se il problema fosse l'aria aperta, e hanno fatto notizia contemporaneamente foto di animali in libertà nelle città, di verde che si riappropriava del grigio, di acque che tornavano limpide. E come si fa a mantenere un rapporto con la natura quando la natura ti viene un po' sottratta? E qualora ci fosse all'ascolto invece qualcuno che non ha un rapporto invece con la natura, che invece è così importante e prezioso, come si fa ad instaurare questo rapporto e perché è importante farlo? È stato effettivamente un problema. Io abito a due passi dal Naviglio, quindi mi sono concesso qualche passeggiata sul Naviglio, dove è comparso un cigno meraviglioso, che non avevo mai visto un cigno sul Naviglio. E effettivamente i nostri governanti hanno ritenuto che noi italiani non siamo capaci di rispettare le regole se ci hanno proibito di andare a passeggiare nel verde, e per cui hanno fatto queste regole rigidissime, proprio esprimendo una mancanza totale di fiducia nell'intelligenza della gente. E può anche darsi che abbiano ragione, che noi non siamo intelligenti, ma questa è stata una cosa abbastanza grave, perché oltretutto l'esercizio fisico sostiene, aiuta il nostro sistema immunitario a funzionare bene. E allora chi può permetterselo, chi ha un'abitazione tale da poter fare un po' di esercizio fisico in casa facilmente, per fatto, io tutte le mattine salgo dai miei vicini del piano di sopra, che hanno un grandissimo televisore dove hanno dei video con l'insegnamento della ginnastica aerobica. E allora alla mia veneranda età mi sono messo a fare ginnastica aerobica tutte le mattine, perché non potevo andare in giro a passeggiare, non potevo andare nel verde. Però ho riscoperto delle cose. Mia moglie aveva un bel giardino fiorito nel nostro terrazzino, un terrazzino di 2 metri quadri, ma che non abbiamo mai utilizzato in realtà, perché c'era traffico nella strada di sotto, l'aria di Milano puzzava. In questi giorni è stato meraviglioso andare su questo terrazzino e vedere la meraviglia di queste viole, di questi fiori colorati, di queste... E stare lì a prendere il sole. Io pranzavo sul mio terrazzino in questi giorni. Non avrei mai immaginato, dopo 40 anni che abito a Milano, di poter utilizzare il mio terrazzino. E quindi, sì, la natura. Sì. Ed è molto interessante quello che dici, che la natura si sta riappropriando. Sono belle queste notizie, che... Ci sono tutti i delfini nel porto di Cagliari, ci sono dei caprioli e dei cervi che girano per le autostrade, c'erano perlomeno, adesso penso che si siano già ritirati oggi. Yeah. e ci sono appunto i cigni nel Naviglio. Ed è la natura comunque ce la farà. E sempre a proposito di natura, giustamente collegandomi a quello che diceva lei riguardo all'area di Milano,
Ho letto che in realtà non è una questione solo di Milano, ma in tutto il mondo questo blocco, questo stop della produzione, del turismo, del muoversi ha ovviamente migliorato i livelli di inquinamento. E io da una parte devo dire che me ne sono rallegrata, dall'altra questa cosa mi ha fatto riflettere, perché ovviamente di moniti ce n'erano stati, eppure così sembrava stessimo aspettando un virus e una minaccia un pochino più diretta alla nostra personalissima salute per comprendere questo messaggio che il pianeta ci stava mandando. Quindi detto ciò, fatte queste considerazioni, adesso che siamo entrati in questa fase 2, mi torna un po' la preoccupazione riguardo a questo ritorno di livelli di inquinamento pericolosi e che si possa tornare a vivere senza che le misure di contenimento di questo virus abbiano un risvolto catastrofico. Ci aggiungo anche una domanda, ovviamente, a lei a cui posso farla. Ovviamente mi domandavo quanto c'è una relazione tra l'inquinamento e questa incidenza del coronavirus in un luogo geografico dove l'inquinamento è importante, come la pianura padana. Guarda, già si sapeva che l'inquinamento atmosferico favoriva l'influenza, cioè la gravità dell'influenza, perché sai, la gran parte delle persone che si prendono l'influenza sono asintomatiche, e chi è sintomatico è in genere per chi ha qualche debolezza, e l'inquinamento è una causa di queste debolezze. È appena stato scritto un articolo da una collega statistica italiana che lavora all'Università di Harvard, che ha studiato la mortalità nelle 3.000 contee americane in funzione dell'inquinamento da PM2,5. Ebbene, per ogni microgrammo per metro cubo di inquinamento da PM2,5, lei trova un aumento dell'8% della mortalità per coronavirus. Ma poi c'è qualcuno che ha sostenuto che il coronavirus potrebbe essere veicolato dalle particelle, ma chi se ne frega, non è del meccanismo. Il fatto è che queste particelle danneggiano il nostro apparato respiratorio, no? E allora è più facile che abbiamo un'influenza grave o un'infezione da coronavirus più grave. E questo grande studio americano è molto convincente, per cui riflettiamo, no? Vogliamo tornare all'inquinamento nelle nostre città che c'era prima e quindi essere di nuovo così suscettibili alla prossima pandemia? Oppure vogliamo fare qualche cosa per ridurre l'inquinamento? La prova di questo mese è stata fantastica. Ha provato che il traffico veicolare è un'enorme causa dell'inquinamento atmosferico. E per cui riduciamo il traffico veicolare nelle città e quindi facciamo una politica contro il traffico veicolare, facciamo una politica per i trasporti pubblici, per i taxi, per le biciclette e non facciamo circolare le macchine in città. Questo dovrebbe essere qualcosa che germoglia nella mente dei nostri governanti, dei nostri sindaci. Sì, non sembrerebbe. Cosa dobbiamo fare per fare germogliare? E, insomma, tra l'altro l'industrializzazione, quindi altre forme di inquinamento, hanno danneggiato l'ambiente nei suoi frutti, nei suoi prodotti. Quindi parliamo di cibo, di alimentazione, quindi di contaminazione del cibo in tutti i suoi aspetti, dalla nascita fino alla trasformazione. E so che l'alimentazione è uno dei suoi temi, soprattutto l'alimentazione intesa come prevenzione di tante malattie che ci affliggono. E io pensavo un po' che del resto ci siamo trovati chiusi in casa per una ragione sanitaria, no? Ci dovevamo proteggere da questo virus e proteggere anche gli altri. E
da un virus che è fuori. Però forse ci siamo dimenticati che avevamo un alleato in casa insieme a noi e questo alleato l'avremmo trovato facilmente nelle nostre cucine. Eppure, insieme a tutte le notizie buone di cui parlavamo prima, ho letto anche di corse ai lieviti, corse alle farine, di scaffali svuotati, delle peggio cose, ma come facciamo a convincere chi ci ascolta che forse la rincorsa ai lieviti alle farine non è il modo migliore per affrontare questa quarantena, ma anche la vita in generale? Sì, io ho avuto occasione anche già qualche volta in queste piccole trasmissioni di dire approfittiamo del fatto che dobbiamo stare in casa per cucinare del cibo sano. E la gente si lamenta sempre che non ha tempo per cucinare, che deve avere i cibi pronti, adesso cuciniamocelo. E poi però sento un sacco di voci che la gente ha, sì, ha cucinato, ma ha cucinato un cibo che non fa bene alla salute. Cuciniamo i cereali integrali, cuciniamo i semi. I cereali integrali, i legumi, le noci, nocciole, mandorle, i semi di girasoli, i semi di zucca, i semi di sesamo, i semi di lino. I semi contengono la vita, i semi ci proteggono, proteggono la nostra salute. E gli studi sono molto chiari, e studi su centinaia di migliaia di persone mostrano che chi mangia i cereali, chi mangia i legumi, ci sono meno studi sui legumi, ma sono molto convincenti. E chi mangia noci, nocciole, mandorle, muore meno. Muore meno a parità di età, a parità di tanti altri fattori, a parità di tabacco, a parità di altri fattori di stile di vita. E muore meno di diabete, muore meno di infarto, muore meno di cancro, muore meno di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie dell'apparato digerente, muore meno anche di malattie infettive. Perché se funziona bene il nostro intestino e i cibi ricchi di fibre, che sono i semi, fanno funzionare bene il nostro intestino, perché nutrono quei meravigliosi microbi amici che abbiamo nell'intestino e che fanno funzionare bene il sistema sanitario. Il sistema sanitario, il sistema immunitario. Magari anche quello, ci vorrebbe anche qualcosa che faccia funzionare bene anche quello. Sì, noi ci lamentiamo tanto del sistema sanitario che è stato inadeguato di fronte all'emergenza. E in realtà noi siamo stati inadeguati di fronte all'emergenza, siamo stati inadeguati nel proteggere il nostro sistema immunitario. E il sistema immunitario lo si protegge con il cibo, lo si protegge con i microbi dell'intestino. E quindi mangiamo i semi. Adesso stiamo anche per fare i dolci, eh? Sapete la pastiera, questo meraviglioso dolce napoletano, la pastiera fatta con il grano germogliato. Il problema è che ci mettono tanto di quello zucchero che allora ci avvelena questa cosa. Così abbiamo fatto una simile pastiera con lo zucchero. E allora adesso comprerà probabilmente fra un po'. Abbiamo finito adesso. In questi giorni ci siamo divertiti a filmare alcune preparazioni di dolci. Perché secondo me il zucchero è una delle cose più negative nella nostra alimentazione, una delle cose più indebolenti la nostra forza vitale. Allora abbiamo fatto dei dolci, abbiamo filmato questi dolci e si trovano su YouTube, se li cercate, o sul sito della Grande Via o sul Facebook della Grande Via. E Ed è così. la cosa forse anche che manca di più, perché lo zucchero crea dipendenze, quindi una volta che noi lo togliamo dalla nostra alimentazione, la mancanza si sente. Il mondo scientifico, il mondo medico sta finalmente accorgendosi della pericolosità dello zucchero. Pensa, un paio d'anni fa la società, l'American Heart Association, la società americana dei cardiologi, nella rivista Circulation, una delle principali riviste mediche di cardiologia, ha pubblicato un'analisi del danno che lo zucchero fa ai bambini e hanno concluso: non facciamo neanche assaggiare lo zucchero ai bambini nei primi 2 anni di vita, perché così non saranno catturati da questa droga. E
E è chiaro che ai bambini, a tutti piace il dolce, è normale che piace il dolce, però qual è il dolce che piace ai bambini nei primi 2 anni di vita? Qual è l'intensità di dolce che loro amano? È l'intensità Latte. dolce del latte della mamma, che è dolce, ma non è tanto dolce. Non diamogli qualcosa di più dolce del latte della mamma. E poi le scopriranno le cose dolci, ma non ne saranno agganciati, perché quello che il bambino mangia nei primi 2 anni di vita sarà qualcosa che più gli piace. E allora proteggiamo i nostri bambini da questa drammatica, terribile e criminale propaganda di bevande zuccherate e di dolciumi. Quello che diceva anche legato al tempo è interessante perché spesso diciamo di non aver tempo di cucinare in un certo modo, eppure anche quando abbiamo avuto tempo magari non l'abbiamo sfruttato. Però appunto abbiamo avuto tempo di ammollare i legumi, di ammollare i cereali, si può così Che poi creare una nuova abitudine. non è una questione di tempo, è una questione di organizzazione della vita quotidiana. Esatto. La gente non ha tempo di far da mangiare e non ha tempo di fare esercizio fisico. Invece non è vero, abbiamo il tempo. Semplicemente non sappiamo scegliere il nostro tempo. Basterebbe spegnere la televisione, che il tempo ce l'avremmo. Passiamo ore davanti alla televisione. Per cui quella mezz'ora per far da mangiare, quella mezz'ora per fare esercizio fisico lo potremmo trovare. La troveremmo. Ci scrivono, tra l'altro, Mauro Montanari ci scrive che ha appena infornato i suoi strepitosi brownie. Quindi vuol dire che questi li voglio assaggiare anch'io, non li ho mai assaggiati. Pensavo anche che questo virus, questo momento, questo periodo un po' atipico, sicuramente segnerà un prima e un dopo nelle nostre vite. Quindi, tra quella paura del futuro di cui parlavamo prima e una nostalgia della normalità che invece tanti hanno, perché continuo a leggere dappertutto, mi manca la mia normalità, voglio tornare alla normalità. Ma insomma, ma la normalità è quello che ci ha condotto a questa condizione, a questo momento atipico. Quindi, che normalità si auspica il dottor Franco Berrino per questo ritorno? Sapete, siamo tutti schiavi delle nostre abitudini e per cui approfittiamo questo fatto che per 4 settimane non abbiamo potuto praticare le nostre abitudini, non abbiamo potuto prendere il cornetto con il caffè al bar tutte le mattine, non abbiamo potuto fare tante altre cose. Per chiederci se era veramente sensato avere queste abitudini e cogliamo l'occasione per prendere altre abitudini. Guardate che le abitudini sono la nostra prigione. Siamo proprio in cattività delle nostre abitudini. E se siamo schiavi delle nostre abitudini, se siamo cattivi, rischiamo anche di diventare cattivi. Ricordiamoci di difenderci dalle nostre abitudini. È difficile, eh? Perché le abitudini sono anche un grande vantaggio per la vita, naturalmente, per fare le cose automaticamente. Ma fare le cose automaticamente c'è il rovescio della medaglia, che non siamo consapevoli di quello che facciamo. Se vogliamo andare a prendere il caffè con il cornetto al bar, siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Siamo consapevoli che stiamo prendendo una bevanda yin, che non fa male alla salute, eh? Che stiamo prendendo un dolce con lo zucchero, con le farine raffinate, spesso con le margarine,
siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e facciamo, e scegliamo quotidianamente di andare a prendere il caffè con il cornetto, non facciamolo per abitudine. Una volta che forse ci troviamo a sceglierlo, secondo me forse lo facciamo meno. Possiamo chiedere, ma possiamo scegliere qualcosa di diverso anche. Ed è bellissimo avere la libertà di scelta, e invece l'abitudine ci schiavizza. Scegliamo, scegliamo sempre. Cioè, ci alziamo al mattino e prima cosa da fare è ringraziare. Ringraziare per questa giornata di libertà che avremo davanti. E va bene fare anche le cose che si fanno tutti i giorni, naturalmente, ma facciamole con consapevolezza. Andiamo a prepararci il caffè, ma senza trascinarci con le ciabatte per andare a preparare il caffè come se fosse una cosa così. No, andiamo a preparare il caffè e chiediamoci che cosa significa questo. Sappiamo che ci sono delle persone nel terzo mondo che coltivano gli alberi del caffè, che sono degli alberi meravigliosi. Sapete, quando sono in fiore gli alberi del caffè, sembra che la foresta sia nevicata, perché il fiore sta sopra i rami del caffè, va verso l'alto il fiore. E poi questo caffè viene raccolto, viene lavorato, viene tostato, ma c'è un mondo dietro questo caffè. E beviamo il caffè con consapevolezza, sapendo che cosa rappresenta questo caffè. E poi muoviamoci con consapevolezza nella giornata. Quando usciamo, cerchiamo di accorgerci della bellezza che ci circonda. Anche se siamo in un posto brutto, siamo in un posto di degrado urbano, magari alziamo gli occhi al cielo e vediamo il cielo azzurro. Oppure incontriamo una persona e rendiamoci conto della meraviglia della natura che abbiamo di fronte, un uomo, una donna, un bambino. Sono dei capolavori della natura. Rifaccio sempre questa battuta, ma perché rende, no? Retoricamente rende, che quando vedo una bella ragazza per strada dico: che meraviglioso cumulo di 50.000 miliardi di cellule riuniti per fare una cosa così bella. Non avviciniamoci mai ad un essere umano con indifferenza. L'indifferenza è la cosa più terribile di questo mondo. Riceviamo quotidianamente delle cattive notizie, notizie di guerra, notizie di persone che muoiono in mare, e accettiamo queste notizie con una profonda indifferenza. L'indifferenza è anche una certa difesa che noi abbiamo, no? Ma fuggiamo dall'indifferenza, perché l'indifferenza poi ci porta anche all'ignavia. L'ignavia è quella cosa in cui non ti impegni, non lasci che le cose scorrano senza occupartene. Sai, quando Dante è sceso nell'inferno, proprio subito prima di entrare nell'inferno, ha incontrato gli ignavi. E di tutti i dannati sono quelli che ha disprezzato di più, sia lui sia Virgilio hanno disprezzato di più. Ricordo bene che durante la vita non hanno mai preso posizione, quindi eternamente correranno dietro a delle insegne per ricordarsi che una posizione avrebbero dovuto prenderla. E ti ricordi cosa ha detto Virgilio? Non ti curare di loro, ma La guarda. guardia passa. Queste sono persone da non
da non prendere nemmeno in considerazione. Teniamoci lontani dagli ignavi. Frequentiamo le persone belle, persone che hanno, che sono vive, le persone che sono consapevoli di essere vive. E questo ci aiuterà ad andare avanti senza la paura della morte. Grazie. Questa è stata una grande risposta e un grande insegnamento. Adesso mi piacerebbe magari vedere che cosa ci hanno chiesto. Sì. Vediamo. Allora, ben due persone, ma forse si collega anche un po' a quello che stavamo dicendo. Si stava dicendo di libertà, di rendersi conto della libertà. Due persone ci hanno chiesto un approfondimento su quello che stiamo sentendo un po' tanto, di cui stiamo sentendo tanto parlare, cioè di vaccinazioni. Probabilmente non ci sarà data una possibilità riguardo alle vaccinazioni. Lei cosa ne pensa? In che senso non ci sarà data una possibilità? Probabilmente verrà così posto come obbligatorio il vaccino. Potrebbe essere una ulteriore violazione della nostra indipendenza e della nostra libertà, sì. Ma sai, adesso le case farmaceutiche stanno investendo tantissimo per arrivare per prime al vaccino, perché sarà un affare meraviglioso. Sarà una barca di soldi, effettivamente. E allora io vi dico invece, no, vacciniamoci noi. Vacciniamoci noi, potenziando il nostro sistema immunitario. Vacciniamoci noi diventando vecchi senza ammalarci. Nessuno ce lo può garantire al 100%, naturalmente le malattie hanno tantissime cause, ma le cause principali sono nel nostro stile di vita, sono nel nostro cibo, sono nella nostra vita sedentaria e sono nella nostra vita in cui abbiamo perso il senso della nostra vita. Sono nella mancanza della vita spirituale. E allora vacciniamoci noi. E vacciniamoci anche contro le decisioni politiche di rendere obbligatorie le vaccinazioni. Comunque potrebbe essere una cosa molto utile la vaccinazione, perché finché saranno dei vecchi così indeboliti da una vita in cui non hanno rispettato il loro corpo e non hanno rispettato neanche la loro anima, e un vaccino li può aiutare. Bisognerebbe arrivare prima. E forse per non... Lavoriamo per arrivare prima. È lo scopo dell'associazione che abbiamo fondato, l'associazione La Grande Via, e La Grande Via per la longevità in salute. E abbiamo mostrato che si può. Abbiamo fatto questi stage di 21 giorni in cui le persone sono arrivate acciaccate, dismetaboliche, con il colesterolo alto, i trigliceridi, la pressione alta, e in 3 settimane sono uscite dimagrite, sono uscite con una forza vitale, con una fiducia di potercela fare, con un miglioramento di tutti i parametri metabolici e con un piacere di avere mangiato bene e di avere vissuto bene. È possibile, è possibile. Ci vuole un po' di coscienza, ci sia data luce nella mente, amore nel cuore e volontà di bene.
Grazie, questo è un augurio bellissimo. Devo dire che di tempo ne abbiamo avuto anche più di 21 giorni, quasi mi auguro di avere un altro, di avere un'altra quarantena per avere la possibilità No, di mettere in pratica. abbiamo sperimentato la fragilità del sistema economico che ci governa, della finanza canaglia che ci governa. Abbiamo sperimentato questa drammatica fragilità che pagheremo moltissimo, che pagheranno i nostri figli e i nostri nipoti per pagare il debito che si accumulerà. Allora sforziamoci di trovare delle soluzioni, e le soluzioni non sono quelle della crescita per la crescita, le soluzioni sono per la crescita della produzione dei beni utili. Gran parte della crescita economica oggi è per la produzione di beni inutili. Cresceremo tantissimo, l'economia crescerà tantissimo se troveremo il vaccino. L'economia crescerà tantissimo se troveremo il farmaco per curare il coronavirus. Il fatto che noi vecchi siamo malati è uno dei principali motori della crescita. Se noi smettiamo di ammalarci, creiamo una nuova crisi economica drammatica, perché non consumiamo più farmaci. Facciamo abbassare il PIL. Tutte le attività sanitarie, il lavoro dei medici, degli infermieri, degli ospedali, delle case farmaceutiche, sono un contributo meraviglioso alla crescita del PIL. Ebbene, dobbiamo trovare qualche indicatore diverso. Dobbiamo studiare una crescita che porti alla salute e che porti al benessere, che porti all'equità. E smettiamola di consumare oggetti inutili. E guardate che la felicità non è al di fuori di noi. Non è nell'avere, possedere dei begli oggetti, dei begli abiti, delle belle automobili, delle belle donne o dei belli uomini. Non è nel possedere. La felicità è nel liberarsi invece. Perché se noi ci liberiamo, se noi ci liberiamo di tutte queste desideri che non sono nostri proprio, che ci sono stati imposti, che ci sono stati imposti da una pubblicità canaglia, che ci sono stati imposti da degli interessi. La felicità la troviamo dentro di noi. E la troviamo nella semplicità, la troviamo nel silenzio, la troviamo nel respiro, nell'aria pura, la troviamo nella bellezza. Nella bellezza di cui dobbiamo accorgerci, perché viviamo senza accorgerci. Grazie, grazie davvero e un grazie è proprio in realtà il messaggio corale di tutte le persone che ci stanno ascoltando. Quindi davvero a mia volta mi unisco all'augurio che si possa trovare la felicità nel modo così veramente bene descritto da lei e che si possa andare alla ricerca. Quindi Comunque la nostra vita è un cammino, è una ricerca verso qualcosa. Sai, camminiamo, lavoriamo, facciamo le cose che dobbiamo fare senza aspettarci una ricompensa. È l'insegnamento del Tao, e adesso è uscito proprio oggi, credo, il nostro libro che ho scritto con
con un maestro taoista, Marco Montagnani, e in cui riflettiamo sulla vita, sulla nascita, sulla morte, sulla felicità, sulla paura, sulla bellezza, e riflettiamo sul cammino della vita. Parliamo molto del cammino, io amo tantissimo camminare, questa è la cosa che più mi è mancata in questo mese. Ma ce lo dice. Non ho potuto camminare che non per qualche isolato attorno a casa. E il cammino per il cammino. Perché la meta stessa è il cammino. E avvicinarci a qualche cosa che è un po' il senso della vita. Siamone consapevoli. Non perdiamoci nell'inconsapevolezza. Non perdiamoci nelle distrazioni che ci offre la società oggi, che ci offrono i divertimenti industriali, i viaggi turistici, che ci offrono i beni materiali che vengono pubblicizzati. Non perdiamoci. Seguiamo il nostro filo. Seguiamo il nostro cammino. Ci porterà vicini alla scoperta del senso della nostra vita, del cosa siamo venuti a fare qui sulla terra. Magari non troveremo una risposta, ma è importante chiedersela. È importante ricordarci di cosa siamo venuti a fare sulla terra e perché abbiamo scelto di incarnarci. Quasi mi emoziono. Continuano davvero, nel frattempo io li sto leggendo i ringraziamenti. Ci chiedono anche il titolo del libro di riferimento, quello con Montagnani. Il cibo della saggezza. Il cibo della saggezza con Franco Verrino e Marco Montagnani, Mondadori. Ok, immagino che lo potremo trovare... Anche il libro di esoterica, prestissimo. E niente, professore, io la continuo a ringraziare veramente per questo intervento e spero che queste parole possano essere l'inizio di quel filo di quel cammino. E speriamo di poter continuare e ricominciare a camminare come facevamo. Sempre di più. La saluto e spero di rincontrarla presto dal vivo. Tantissimi auguri, Veronica. Grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo alla prossima diretta. Grazie.